Quanto è importante la tecnica nella preparazione e nella difesa personale? Si potrebbe anche dire che è un dettaglio, ma è di quei dettagli che possono rovinare il tutto. Allora, la difesa personale è un qualcosa che riguarda tutto quello che si può fare prima in termini di prevenzione, de-escalation o dissuasione. Tutto quello che si può e si deve fare dopo riguardo alla propria sicurezza personale e legale, e in mezzo a tutto questo contesto c'è l'aspetto che riguarda le tecniche e l'eventuale conflitto fisico, che non è piccolissimo come aspetto, serve per costruire la confidenza, la capacità mentale di poter affrontare tutto il processo, ma alla fine, a conti fatti, è un piccolo elemento. Allora, io vado pazzo per le metafore, in particolare le metafore col cibo. Per questo argomento, secondo me, funziona molto bene una metafora che qualsiasi italiano può capire. Puoi considerare tutto ciò che gravita attorno alla difesa personale, ma che ne è la base, quindi come funziona un'aggressione, come si fa una de-escalation, come e perché si fa una dissuasione, quando questi elementi funzionano, che cosa fare dopo che l'aggressione eventualmente è avvenuta. Sono la base, sono la pasta, sono il sugo, sono la mozzarella. Si può mangiare anche una pizza margherita? Qualcuno lo fa, non molti, ma qualcuno lo fa, magari anche ridotta. Ma una buona pizza ha dei condimenti. Sopra questa base, che è la difesa personale vera e propria, quindi la pasta, il sugo, la mozzarella, allora possiamo mettere le tecniche, che sono il condimento. E queste tecniche possono essere diverse. La cosa importante è che si adattino chiaramente a quello che è il contesto, a quella che è la base. Perché altrimenti, se non vanno bene, tipo una pizza all'anguria, sì, beh, che c'è? Gli inglesi ci hanno messo l'ananas. Oppure, se il condimento non è fresco, per cui mettiamo roba scaduta, beh, insomma, la pizza farà schifo comunque, anche se la base è buona. Per cui, se la vostra tecnica è buona, è aggiornata, è fresca ed è adatta a quello che è il contesto, otterrete sicuramente un ottimo risultato. Ma ricordate sempre che nella difesa personale la cosa importante è saperla tirare bene, la pizza. Non si è capita. E infine, fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti qua sotto il video. Iscriviti al canale e, se vuoi rimanere sempre aggiornato sui nostri video, clicca sulla campanellina.